A Riviera delle Palme la Vigor Senigallia vuole continuare a cullare il sogno primo posto. Di fronte però c'è il Porto d'Ascoli, squadra organizzata stabilmente nelle zone nobili della classifica. Fischia Daniele Cravotta di Città di Castello. Dopo una lunga fase di studio condizionata dal campo pesante, la prima occasione per il Porto d'Ascoli da una rimessa laterale di Zoboletti, D'Alessandro prolunga per Spagna che di testa non inquadra la porta. 60 secondi dopo risponde la Vigor Senigallia, transizione di Baldini che serve in verticale Cheriota, conclusione Mancina che scalda i guantoni di testa. Gara stappata ufficialmente alla mezz'ora, azione orchestrata da Zoboletti, Pietro Paolo pesca Napolano che tutto solo non fallisce l'appuntamento col gol 1-0 e quarto centro in campionato per l'esterno di casa. Reazione rabbiosa e un pizzico fortunosa della Vigor, cross di Bartolini sporcato dai biancazzurri. Per Mancini è un gioco da ragazzi depositare in porta il pallone del pareggio. Primo tempo agli archivi e ripresa ancora pimpante. Al quinto, occasione di Buonavoglia con una bordata dai 25 metri che, complice una deviazione, impensierisce Roberto che si rifugia in angolo. Sul corner palo clamoroso di Sensi a due passi dalla linea e ribaltamento di fronte che vede il Senigallia attaccare in superiorità numerica. Cheriota manda Baldini al tiro, tempestiva l'uscita di testa che gli chiude lo specchio della porta. Il Porto d'Ascoli si fa preferire per gioco ed intensità e la squadra di Ciampelli torna in vantaggio. Spizzata golosa di Rossi per Buonavoglia, Roberto vince il duello nell'uno contro uno, ma sulla ribattuta l'ex Giulianova è glaciale e rimette la freccia del sorpasso. La Vigor non molla, ancora una volta l'inserimento di Mancini mette in difficoltà la difesa di casa, testa blocca a terra. Entra Nazareno Battista che semina il panico sulla fascia, ma il colpo di testa di D'Alessandro è impreciso. Dopo 5 minuti di recupero il Porto d'Ascoli conquista i 3 punti e il quarto risultato utile consecutivo, KO che invece lascia l'amaro in bocca alla Vigor. Penso che sia stata una partita bella tra due squadre che si sono rispettate e che hanno giocato a calcio quando il campo lo permetteva, hanno lottato quando c'era da lottare e che nel momento in cui la partita è diventata una partita più aperta, tutte e due hanno voluto vincerla. Siamo stati bravi noi a cogliere il momento migliore per poter portare la partita dalla nostra parte. Però c'è la sensazione di aver battuto una squadra forte, organizzata, che gioca un calcio di grande livello, che sta facendo una stagione importantissima, e noi volevamo regalarci oggi una vittoria così bella, così pesante per noi, per la società e per questo gruppo di lavoro che dopo un momento difficile si è ritrovato e che in questo momento sta dimostrando quelli che sono i suoi reali valori tecnici e morali. Sì, penso che abbiamo fatto una buona gara dal punto di vista calcistico, però purtroppo conta molto anche i risultati, quindi sì, potevamo evitare un paio di situazioni a nostro sfavore in cui chiaramente abbiamo fatto degli errori sulle situazioni dei gol. Però ecco, sicuramente va merito anche all'altra squadra, comunque un ottimo Porto d'Ascoli, sapevamo di avere di fronte una squadra di ottima caratura con individualità importanti. E si è notato in campo. Comunque è stata, penso, una partita abbastanza equilibrata da ambo le parti ed è andata così, ecco. Non siamo riusciti a capovolgere, forse in una nostra situazione favorevole sull'uno pari, di cercare di chiudere meglio magari la situazione per cercare di andare in vantaggio. Poi così non è stato, il vantaggio invece è andato al Porto d'Ascoli, quindi tutto il merito a loro e purtroppo non siamo riusciti a riprenderla.